Io sono Leonardo Burello, sono del corso in aeronautica del 56esimo corso a UPC, sono entrato nel 65. Ho volato su diversi aerei, gli aerei scuola, Mach-E MB-326 e G-91 e poi alle basi operative sul T-33, F-86K e poi sull'F-104. Io poi sono stato trasferito a Cameri alla 51esima e lì facevo missioni di intercettazione. Eravamo nel 1968, in febbraio, e durante un'intercettazione, una missione di intercettazione notturna a velocità supersonica a Mach 1,8. Ho avuto un incidente. In pratica sono partito su allarme, da target faceva un altro aereo F-104 pilotato dal capitano Caranti, Erminio Caranti. Io facevo l'intercettore e dietro di me c'era, assieme a me, c'era Enrico Bertozzi, tenente Enrico Bertozzi, come anche lui intercettore. E quando mi sono avvicinato all'aereo, l'avevo ormai individuato con il radar, oltre che col radar di terra che mi dava le istruzioni per raggiungerlo, e aspettavo un'indicazione da parte del radar della distanza. E questa veniva visualizzata con dei cerchi che man mano si stringevano e quando si arrivava al cerchio più piccolo bisognava andare via. In pratica si era nella posizione di poter sparare il missile e abbattere l'aereo nemico eventualmente. Il radar non mi ha dato queste indicazioni. Ha suonato la sirena. Io ho controllato il radar, ho visto se era acceso, ho visto se era tutto funzionante e per me il radar funzionava, per cui non poteva essere la distanza per me. Ho cercato altre cose che potevano essere, altri guasti che poteva avere l'aereo, ma nel frattempo il tempo è passato e poi mi sono accorto che stavo andando vicino e ho virato sulla destra per allontanarmi dall'aereo. Però ero troppo vicino e ho urtato l'altro aereo. Ho sentito un colpo, non fortissimo, ma insomma un colpo secco, e l'aereo ha cominciato a ruotare, era ingovernabile, si sono accese tutte le spie possibili, e ho abbassato al minimo il motore e mi sono lanciato. Il lancio, quando ero fuori, ero a una quota di 45.000 piedi, che sono circa 16.000 metri, e a velocità andavo a Mach 1,8, perciò può darsi che la velocità sia scesa un pochino, ma comunque ero sempre sopra il Mach 1,7. Mach 1,7 vuol dire 1,7 volte la velocità del suono. E così mi sono trovato fuori, che roteavo, ho perso un guanto e ho sentito subito freddo a una mano e sono sceso giù. Il mio pensiero era che non ce la facevo a sopravvivere, perché questa discesa in caduta libera durava un'eternità, non finiva mai. Aspettavo da un momento all'altro l'impatto col suolo. E invece a un certo punto si è aperto il paracadute da solo, automaticamente, e mi sono trovato appeso a questo paracadute. Il tempo fuori era nuvoloso, con dei cumuli. Ogni tanto vedevo la luna, ogni tanto sparivo dentro le nubi. E in pratica il paracadute si è aperto a 5.000 metri di altezza e ho fatto circa 20 minuti di discesa per arrivare fino al suolo. Perciò era un tempo lunghissimo, interminabile.
nel quale passavano tutti i pensieri e si rivedeva tutta la propria vita. Anche lì, anche quando ero con il paracadute aperto, pensavo di non potermi salvare, pensavo che poteva succedere qualunque altra cosa. Perciò ho fatto quello che si dice raccomandare l'anima a Dio, siccome sono credente, l'ho fatto ed ero convinto di non poter sopravvivere. Però il destino ha voluto che, e il buon Dio ha voluto che io mi salvassi. Sono sceso giù, sono rimasto, diciamo in piedi perché sono caduto in un pioppeto. C'erano tanti pioppi, il paracadute è rimasto impigliato un po' ai rami, perciò insomma l'atterraggio a terra è stato dolce, senza problemi. Mi sono seduto un momento, mi sono guardato perché ero dolorante dappertutto. E poi all'ultimo momento, siccome l'ultima parte della discesa l'avevo fatta dentro le nubi, non sapevo dove ero. Ho visto all'ultimo momento delle luci, poi ho preso su il casco, ho messo sotto braccio e mi sono avviato verso il posto dove avevo visto le luci. Se non che queste luci erano le luci di un'automobile. Non sapevo cosa fare, avevo una pila con me, mi sono fermato a distanza, ho acceso la pila e ho agitato la pila e ho chiesto aiuto, ho gridato aiuto. L'auto con i fari, ha messo i fari abbaglianti, mi ha visto bene, poi insomma, mi hanno accompagnato ai carabinieri, alla stazione dei carabinieri. La mia prima cosa è stata quella di dire telefono alla base per avvertire quello che era successo e che mi ero salvato. Il carabiniere che era lì mi ha detto: "Ma guarda, io non posso autorizzare l'uso del telefono perché devo aspettare il comandante." Ma ho detto io, dov'è il comandante? È il comandante fuori perché c'è stato un incidente aereo. Eh sì, ho detto, io sono uno dei piloti, vedo il casco qua e son caduto giù. Ah sì, ma insomma aspettiamo che arrivi il comandante. Ho detto, guardi, mi faccia telefonare subito e io sono ufficiale, mi prendo io la responsabilità. E mi ha fatto telefonare e ho avvertito la base. Non sapevo poi che l'altro aereo che era dietro di me, quello con il tenente Bertozzi, aveva avuto dei danni, pensavo che lui si fosse salvato e che non avesse avuto problemi, invece ha avuto grossi problemi anche lui. E comunque è riuscito ad atterrare e a portare in salvo l'aereo, insomma. Ecco, questo è il racconto dell'incidente, una cosa banale, perché io nella mattina di quello stesso giorno avevo volato su quell'aereo, su quello stesso aereo, e avevo segnalato un malfunzionamento del radar. Malfunzionamento che, secondo l'assistenza tecnica, non pregiudicava la missione di intercettazione che dovevo fare la sera. È solo che i manuali non spiegavano che il guasto che avevo rilevato io provocava anche il guasto dei famosi cerchi che si stringono e che avvertono quando uno è vicino a un altro aereo. E quindi per questa carenza dei manuali di manutenzione, purtroppo è successo un incidente, questo incidente. Il capitano Caranti si era lanciato immediatamente. Il caso ha voluto che prima di partire per questa missione avessimo parlato con Caranti e avessimo ripassato le procedure di lancio. E il capitano Caranti ha proprio detto: "Ah, se succede qualunque cosa, io non ci metto né 3 né 4, mi lancio e poi vada come vada."
E così si vede che ha fatto. Se avesse aspettato forse un pochino prima di lanciarsi, probabilmente si sarebbe salvato. E lui è sceso giù, appeso al paracadute, ma morto perché aveva la testa sfondata da un pezzo che io perdevo del mio aereo. Prima del volo ci eravamo messi d'accordo su come si svolgeva la missione. E siccome sulla base di Cameri c'era bruttissimo tempo e c'era il rischio che venisse nebbia e che dovessimo andare in un aeroporto alternato, non poter atterrare lì, ci eravamo messi d'accordo che l'aereo bersaglio, quello del capitano Caranti, lui avrebbe spento il post bruciatore per risparmiare carburante e poter tornare a terra tranquillamente. Considerando che le missioni di intercettazione a velocità supersonica durano pochissimo, durano un quarto d'ora, al massimo un quarto d'ora, 10 minuti, un quarto d'ora, perché il consumo di carburante è molto elevato a quelle velocità. Perciò si cercava di risparmiare in tutti i modi il carburante per poter atterrare sull'aeroporto oppure andare sulla base alternativa, su un aeroporto alternativo dove ci fosse stato bel tempo. Io quella sera lì sono rientrato poi alla base, sono venuti dalla base di Cameri a prendermi, lì alla stazione dei Carabinieri, mi trovavo vicino a Pavia. A Broni, dalla base sono venuti a prendermi, però non ho chiesto subito anche del capitano Caranti e di Enrico Bertozzi. Enrico Bertozzi mi ha detto che era atterrato, aveva avuto dei problemi, ma era riuscito ad atterrare. Del capitano Caranti non sapevano niente, no? Però tutti speravano, insomma, che si facesse vivo anche lui. Però per quella sera lì, quella notte lì, non si è fatto vivo e il giorno dopo ho saputo che l'avevano trovato in quelle condizioni, morto, sceso giù col paracadute, anche lui, ma morto. E Dove? questo è stato veramente una cosa drammatica. Insomma, l'ho trovato sì, a una certa distanza, calcolando le velocità che avevo io, la velocità che aveva lui. Il momento dell'impatto, dove è caduto il mio aereo e dove è caduto il suo, la direzione che avevamo, hanno trovato il corpo, insomma. Ma c'era questo malcontento generale in quel periodo lì e c'erano tanti incidenti che purtroppo le persone o per una ragione o per l'altra, io avevo volato sull'F-86K. Un aereo vecchissimo che aveva fatto la guerra di Corea con gli americani e che poi gli americani avevano dato a noi. Era un aereo bellissimo da pilotare, molto performante, però molto vecchio. Avevamo degli specialisti bravissimi che lo riparavano, lo mettevano in funzione, però la possibilità di guasti in un aereo così vecchio erano all'ordine del giorno. E poi anche lì qualcuno è morto perché l'aereo è caduto, ha avuto dei guasti. Il 104 ha avuto più morti, ma per tante ragioni, anche banali. Era un aereo che volava anche lui come gli altri. Quando funzionava volava bene, andava bene. E quando non si sbagliava qualche cosa, perché se uno sbaglia qualche cosa, basta un piccolo guasto, un piccolo errore, messo assieme, succede l'irreparabile. Io ho fatto qualche mese di convalescenza. Per riprendermi lo shock dell'incidente e poi ho ripreso a volare, ma non ho più volato con l'F-104. Inizialmente volavo con il T-33 e facevo dei voli, diciamo, di riaddestramento per prendere familiarità col volo. Il mio incidente è stato in febbraio. Poi a giugno è successo un altro incidente.
E questa volta è stato quello che mi ha scioccato maggiormente. È successo che il tenente Bertozzi, quello che era in volo con me quella sera, con lo stesso aereo, era andato una domenica pomeriggio a fare dei passaggi assieme ad altri tre velivoli, dei passaggi su un aeroporto dove c'era una manifestazione aerea. E ritornando indietro, anzi, avevano fatto questi passaggi, poi lui ha dichiarato che aveva basso livello di carburante e si è staccato dalla formazione ed è rientrato alla base. Se non che alla base, all'atterraggio, non si capisce come l'aereo si è capovolto, è entrato in vite, il tenente Bertozzi si è lanciato, ma si è lanciato bassissimo. E quando l'aereo era girato verso terra, perciò praticamente lui si è lanciato ed è stato sparato verso terra ed è deceduto. Ed era in volo con lo stesso aereo con il quale avevo avuto il mio incidente. Quel fatto lì di vedere l'aereo che casca è stato veramente scioccante per me, e da quel momento ho detto: no, non ce la faccio più a volare. E ho dato le dimissioni e sono andato avanti per circa una decina d'anni sognandomi quasi ogni notte di aerei che cadevano, senza avere, non erano degli incubi, ma in realtà era un incubo, perché ogni notte sognare aerei che cadono, insomma, non è piacevole. E così poi ho dato le dimissioni dell'aeronautica durante il periodo della convalescenza. Ho avuto modo di incontrare la ragazza, quella che poi è diventata mia moglie. E così, in agosto stavo rientrando da Milano perché mi avevano trasferito a Milano, alla prima regione aerea. E rientrando a casa ho detto: ma cosa faccio io adesso? Sono dimissionario, vado via dall'aeronautica, ho detto: ma mi sposo. Ho chiesto a mia moglie: ci sposiamo? Lei ha detto di sì e ci siamo sposati. Quando abbiamo deciso di sposarci, io e mia moglie, io ero dimissionario dell'aeronautica e non sapevo cosa avrei fatto dopo. Mia moglie è insegnante elementare e in quel momento lei faceva supplenze, per cui non era di ruolo, non aveva ancora una posizione stabile. E abbiamo pensato a questo, e come passeremo il futuro? Non lo so, ho detto, faremo qualche cosa, ci daremo da fare. E così abbiamo fatto.